Ci sono due o tre cose dette nell'incontro precedente che meritano una ripresa. Innanzitutto la questione che riguarda il dire, cioè riguarda il fatto che dicendo mi trovo a confrontarmi con qualcosa di nuovo rispetto a ciò che intendevo dire e che non c'era prima. Questo naturalmente porta a una serie di conseguenze. Hegel è preciso su questo. In effetti tutto ciò che accade nell'aufebum è il fatto che il dire, diciamo l'enunciazione, si confronta con l'enunciato, e questo enunciato in quanto negazione dell'enunciazione dilegua, lasciando una nuova enunciazione. Possiamo intendere qui l'enunciazione come il dire in atto, o meglio ancora il dire nell'atto, l'enunciato il significato. Dunque, dicevo, qualche cosa che si dice, un'enunciazione, ritorna dopo usiamo questo modo di dire, dopo essersi confrontata questa enunciazione con l'enunciato, ritorna come enunciazione, ma come un'altra enunciazione, non è quella di prima. Qui naturalmente il discorso che fa Hegel è più fine, più interessante, perché in effetti è questa, chiamiamola tra virgolette, seconda enunciazione che fa esistere la prima. Questo bisogna sempre tenerlo presente. Ma la cosa che più ci importa qui è il fatto che, parlando, mi ritrovo di fronte, quindi a dover confrontarmi con qualcosa che non è ciò che il discorso intendeva, ciò che il discorso voleva affermare, mettiamola così per essere più espliciti. L'enunciazione è il porre qualcosa, affermare qualcosa. Questa enunciazione è tale perché c'è un enunciato. L'enunciato, tornando sulla enunciazione, modifica l'enunciazione, cioè la modifica, ma cosa significa se non che questa enunciazione è un'altra enunciazione rispetto alla precedente? Quindi ciò che l'enunciazione intende enunciando e quindi ponendo, affermando qualcosa, intende fermare, stabilire, questo qualche cosa si mostra come un'altra cosa. Quindi l'operazione che tenta di fermare, di fissare qualcosa, potremmo dire che ciascuna volta è fallita. Qui interviene in modo interessante la questione di Nietzsche, e cioè la volontà di potenza. La volontà di potenza, che deve fissare per dominare le cose, si ritrova a fissare un qualche cosa e confrontarsi con il fatto che ciò che pensava di avere fermato, fissato, di fatto è un'altra cosa rispetto a ciò che voleva fissare e fermare. Quindi il compito della volontà di potenza è
di ripetere questa operazione, ma ciò che ne ha di ritorno è un'operazione senza fine, perché ciascuna volta in cui si tenta di fermare qualcosa e questo qualcosa si rivela essere un'altra cosa rispetto a ciò che si doveva fermare, e questo procedimento è infinito. Ma consideriamo ancora più attentamente la questione. Si tratta di intendere meglio il fatto che che la volontà di potenza, nel tentativo di fermare, quindi dominare qualcosa, quindi nel tentativo di mettere in atto un super potenziamento, e peraltro trae da lì la soddisfazione, dal super potenziamento. Tutto ciò che è comunemente inteso come emozione, sensazione, eccetera, non è altro che la soddisfazione che procede dal superpotenziamento. Ed è anche per questo che ogni qualvolta il superpotenziamento raggiunge la soddisfazione, e questa soddisfazione deve immediatamente essere rilanciata su un'altra cosa, perché quella cosa che dovrebbe dare soddisfazione in quanto è stata fermata e fissata si manifesta come un'altra cosa, quindi l'operazione va ripetuta, e da qui il depotenziamento, se io non procedo continuamente a inseguire questo qualcosa che continuamente sfugge, mi trovo di fronte a quella cosa che Nietzsche chiamava depotenziamento. Ma la cosa interessante qui è ciò che Hegel diceva a proposito del salto. Ogni volta che ci si approssima a un qualche cosa, a pensare, a immaginare di poter definire, delineare, descrivere qualche cosa, questo qualche cosa si rivela inarrivabile, cioè, come dice Hegel, non c'è una progressione per cui poco a poco arrivo, diciamola in modo molto spiccio, alla verità. Ciò che voglio raggiungere non lo raggiungerò mai se non attraverso un salto. Questo salto non è nient'altro che il dileguarsi della negazione, e una volta dileguata la negazione dell'opposto, questa negazione si integra con, usiamo questi termini di prima, con l'enunciazione, e produce una nuova cosa che non è tratta da quella di prima, non prosegue un cammino e arriva a quel punto, c'è un salto qualitativo. Su questo Hegel è molto preciso: il salto qualitativo ti dice soltanto questo, che quella cosa è un'altra cosa, non è più quella cosa di prima. Cioè, se fosse il prodotto di una variazione quantitativa,
rimarrebbe quella di prima, no? Incrementata o diminuita a seconda dei casi, ma rimarrebbe qualitativamente quella di prima, solo un po' più grande, un po' più piccola, un po' più completa, come vogliamo dire. Ma invece no, invece è letteralmente una cosa nuova che prima non c'era. Ed è questo ciò con cui, come dicevo prima, si confronta la volontà di potenza, con questo scacco che ogni volta incontra quando intende fissare, porre, affermare qualcosa, e questo qualcosa, nel momento stesso in cui lo affermo, si mostra con, in quanto altra cosa. È un'altra cosa, non è quella che volevo. Si tratta allora di intendere, a questo punto, in effetti, che cosa succede parlando. E ciò che succede è esattamente questo, il trovarsi di fronte, ogni qualvolta ci sia un'affermazione, cioè praticamente sempre, trovarsi di fronte a un'altra cosa, una cosa che è sorta, potremmo dire all'improvviso, che sorge lì in quel momento, nasce lì in quel momento. E questo che diceva Hegel quando descriveva un fenomeno tale per cui le cose non procedono per gradi a poco, per cui sono nate, non sono già nate e proseguono, si incrementano finché diventano quell'altra cosa là. No. No, nasce qui, in questo momento, nasce nell'atto. Certo, non viene dal nulla, questo è ovvio, può nascere nell'atto perché è nell'atto di parola, questo è implicito. Ma è in questo modo che può intendersi che ciascuna enunciazione è sempre una nuova enunciazione. Per quanto la possa ripetere, questa enunciazione ogni volta, siccome per essere tale deve comportare un enunciato, e siccome questo enunciato, in quanto tolto, si integra con l'enunciazione, la fa diventare letteralmente un'altra enunciazione con la quale io mi confronto mentre parlo, che me ne accorga oppure no, naturalmente. Però di fatto in qualche modo le persone se ne accorgono, tant'è che si trovano a ripetere spesse volte all'infinito quella che immaginano essere la stessa cosa, che di fatto non è, perché se fosse la stessa cosa sarebbe sufficiente enunciarla una volta e poi da quel momento in avanti, fino a prova contraria, quella cosa permane. Ma non è così. C'è la necessità di fissarla continuamente. La fisso e mentre la fisso dilegua, poi la fisso di nuovo e mentre la fisso dilegua ancora, e così via all'infinito, senza soluzione di continuità. E questo è il modo del superpotenziamento, che non si ferma. Questo superpotenziamento è, come abbiamo detto varie volte, è ciò che muove, ciò che spinge il linguaggio a proseguire. Anzi, direi che è propriamente la struttura del linguaggio. Il volere fissare un qualche cosa, confrontarsi con questo qualche cosa che non è quel qualche cosa, quindi ripeterlo, riprodurlo in modo che
apparentemente può anche apparire lo stesso, oppure in modi totalmente differenti. Ma ciò che è in gioco ciascuna volta è la necessità di fermare qualcosa. Fermare qualche cosa, questo è importante. È importante anche, anzi direi forse soprattutto, retoricamente. E la retorica qui gioca un ruolo notevole, perché tutto ciò che fa la retorica non è altro che un modo per poter garantire che una certa cosa è quella che è. Tutta la retorica per persuadere qualcuno di qualcosa è costretta a mostrare a questo qualcuno quel qualcosa come identico a sé, come qualcosa che è quello che è e nient'altro, perché in caso contrario non potrebbe persuadere nessuno. Quindi l'operazione che mette in atto la retorica è proprio questa, cioè di trovare dei modi per cui appaia, perché poi è solo un apparire ovviamente, appaia che un qualche cosa è quello che è, cioè è come dico io. Questo è il compito, possiamo dire così, della retorica, che quindi appare strettamente connessa con il superpotenziamento. La retorica non è altro che il modo del superpotenziamento, il modo in cui si pone in atto ciascuna volta, e la struttura stessa della retorica ne è una sorta di esposizione di questi vari modi. Quindi, ecco, la questione retorica assume qui una portata e anche un ruolo leggermente differente da come si è sempre posto, ma anche più importante, ponendola come il modo in cui si pone in atto il superpotenziamento. Questo ci porta a considerare in modo più radicale che quando parlo dico altro, dico dell'altro rispetto a ciò che volevo dire, come anche Freud aveva inteso naturalmente per altra via, in altro modo, ma qui con Hegel si pone una questione in più, e vale a dire che ciò che dico è la negazione in un certo senso di ciò che voglio dire, si pone come l'opposto, cioè l'enunciato in questo caso si pone come il negativo, ciò che nega l'enunciazione, cioè che non è l'enunciazione, è un'altra cosa. Negando, cioè togliendo l'enunciato e integrandolo quindi nella enunciazione, questa enunciazione diventa un'altra cosa, come dicevo prima, quindi ciascuna volta ciò che dico è come se negasse ciò che dico. Ciascuna enunciazione si ritrova come enunciazione, ma perché è negata. L'atto del dire non è mai propriamente quello che è. Se fosse soltanto quello che è non significherebbe niente, quindi sarebbe niente. Se è qualche cosa è perché c'è un significato, c'è un enunciato che lo sostiene, ma che neanche la negazione che lo nega.
Quindi, per dirla in modo un po' spiccio, potremmo dire che parlando non faccio altro che negare ciò che dico, continuamente. Che è un altro modo di pensare ciò che Nietzsche intendeva con depotenziamento. È chiaro che se ogni volta che parlo nego ciò che dico, è un continuo depotenziamento che richiede quindi un continuo superpotenziamento per rimediare al depotenziamento. Ma se parlando continuo incessantemente a negare ciò che dico, allora il mio dire non è altro che un inseguire continuo questa negazione per ricondurla a un'affermazione, affermazione che troverà naturalmente immediatamente la negazione. Quindi tutto il dire, cioè potremmo dire a questo punto la struttura stessa del linguaggio, non è che un continuo inseguire questo movimento, che è il movimento che conosciamo, cioè il movimento del linguaggio, no? Che pone qualche cosa, ma ponendo questo qualche cosa, questo qualcosa dilegua, come direbbe Hegel, si toglie. Pensate sempre all'esempio che fa Severino, no? L'essere e il non essere, questo non essere occorre che ci sia e che neghi l'essere, ma in quanto tolto, quindi non lo nega più, quindi l'essere a questo punto è affermato in modo incontrovertibile. Dunque, non si parla per nessun altro motivo, così ci appare in questo momento, se non per inseguire, fermare questo negare continuo del dire al fine di poter affermare qualcosa. Un affermare che mentre si afferma dilegua e così via all'infinito. Questo potremmo dire è ciò che definisce il linguaggio o anche ciò che accade propriamente mentre si parla. A questo punto si affaccia però una questione terribile, e cioè ogni conclusione che si raggiunge, la si raggiunge con un salto, esattamente così come il 2, virgola, raggiunge il 3, raggiunge tra virgolette, perché non è propriamente un raggiungimento, ma diventa un 3. Allo stesso modo, ogni conclusione si mostra, proprio seguendo il pensiero di Hegel, si mostra come una conclusione totalmente arbitraria, che non segue propriamente nulla, ma si impone. Qual è la conclusione che si impone? Quella che soddisfa il superpotenziamento, ovviamente, quella che si immagina che possa consentire di fermare qualche cosa e quindi di trasformare una qualunque cosa in un utilizzabile, utilizzabile sempre per il superpotenziamento. È come dire che ogni passaggio è assolutamente non soltanto arbitrario, ma potremmo dire totalmente ingiustificato. L'unica giustificazione che trova è che ciascun passaggio pone il passaggio successivo come un qualche cosa da poter utilizzare, o costruisce il passaggio successivo come un qualche cosa da poter utilizzare per proseguire il proprio superpotenziamento. Se pensiamo al discorso che fa Severino rispetto al divenire, nel suo celebre esempio della legna che diventa cenere, ciascuno di dei passaggi, ciascuno dei momenti, dei punti, chiamiamoli così, che intervengono tra
la legna e la cenere, ah, nel momento, nel punto successivo, non una progressione, ma un salto. Un salto che non è giustificato da nulla, se no, torno a dire, dalla volontà di potenza, e cioè dalla volontà di superpotenziamento. Perché tutto ciò che si afferma è un qualche cosa che per volere fermare, fissare qualcosa, deve essere ciò che ancora non è. Si tratta sempre di un dover essere, quindi non è propriamente, ma è nulla. E in effetti, anche per Severino, tutto ciò che c'è intorno, potremmo dire così, a ogni punto, a ogni momento, in questa sequenza di elementi che porta dalla legna alla cenere, ciascuno di questi momenti ha intorno a sé il nulla. Ovviamente, perché se l'essere è ciò che è determinato da quel punto che è, e tutto ciò che è fuori da questo essere è non essere, cioè nulla. Riportando la questione a ciò che dicevo prima, ecco che sorge un'altra questione ancora. Che ci mostra che ciò che dico non soltanto si nega continuamente, ma che negandosi continuamente si annulla continuamente. E cioè, per dirla in altri termini, parlando, mi trovo nella condizione di dire nulla. Nulla perché tutto ciò che dico si nega, negandosi si annulla, e quindi tutto ciò che dico è nulla, si rivela, si mostra come nulla. È nulla perché si mostra sempre come un dover essere che non sarà mai. Ma come dicevo, se deve essere vuol dire che non è, se non è, è nulla. Ora, sempre seguendo Hegel, questo nulla è ciò che determina l'enunciazione, no? L'enunciazione, vi dicevo prima, che passa nell'enunciato, che è la sua negazione, l'enunciato viene tolto, rimane l'enunciazione, quindi questa enunciazione è e non è simultaneamente. E non è simultaneamente, vale a dire che fra questi due momenti, l'essere e il nulla, c'è una simultaneità. La simultaneità è la relazione, è la divisione di questi due momenti, che permangono naturalmente. Per cui a questo punto, dire che l'enunciazione è nulla sì, appare autocontraddittorio, perché dicendo è e poi aggiungendo nulla diciamo che è qualcosa e che è nulla, ma bisogna sempre tenere conto che il nulla di cui parliamo non è il nil absolutum, è il nulla in quanto negazione dell'essere, in quanto negazione della negazione, che è tolta determina l'insè, come direbbe Hegel. Ma in che modo ciascuno incontra nel proprio dire, nel quotidiano, tutto ciò? Lo incontra nella necessità impellente, in molti casi, ineludibile, di dire come stanno le cose.
Questo è il modo in cui tutto ciò che ho accennato prima si manifesta, per dirla così, nel quotidiano, e mostra il motivo per cui ciascuno non può non affermare continuamente come stanno le cose e al tempo stesso porsi come colui che conosce di conseguenza la verità, no? Che dice le cose sono così. In questo avvicendarsi di superpotenziamento e depotenziamento, un superpotenziamento che diventa immediatamente depotenziamento, che deve essere tolto attraverso passaggio a un superpotenziamento che incontra naturalmente un depotenziamento immediatamente, e così via all'infinito. Da qui la necessità, come dicevo, di continuare a dire e a ripetere come stanno le cose. Questa necessità inestinguibile e irrefrenabile di affermare come stanno le cose, che è ciò che in definitiva caratterizza gli umani. Ora, rispetto a tutto ciò, è totalmente irrilevante e indifferente che cosa si afferma o si nega, non ha importanza. Ciò che importa è la possibilità di poter affermare qualcosa, di poter dire come stanno le cose, quali, non importa, di volta in volta sono differenti, non è questa la questione, ma la necessità, torno a dire, è di continuare ad affermare all'infinito, senza sosta, come stanno le cose. Ecco, potremmo dire che questo è il lavoro degli umani, il lavoro al quale sono, tra virgolette, condannati, in quanto si trovano nel linguaggio, ma è anche l'unica cosa dalla quale traggono o possono trarre soddisfazione, perché il superpotenziamento è la soddisfazione. Cioè, l'atto del superpotenziamento è esattamente ciò che si intende con soddisfazione, quindi con sentimento, con emozione, tutto quello che si vuole. Al contrario, naturalmente, rispetto al depotenziamento che deve subito essere ricondotto in un modo o nell'altro al superpotenziamento. Ho detto in un modo o nell'altro, e quando Freud esplora i suoi quattro discorsi, dopo tutto racconta dei modi più comuni, più diffusi, in cui tutto ciò viene posto in atto. Quindi potremmo dire a questo punto che tutto ciò che gli umani hanno fatto e continuano a fare rispetto al qualunque cosa, come la politica, l'economia, la filosofia, il pensiero in generale, l'arte, eccetera, tutto questo non sono altro che modi del superpotenziamento. Il superpotenziamento che diventa ciascuna volta necessario perché incontra immediatamente il depotenziamento che deve essere tolto, e togliendolo naturalmente ciò che è stato superpotenziato diventa un'altra cosa, per il discorso che facevo prima, diventando un'altra cosa non offre più la garanzia che si immaginava dovesse offrire. E quindi si rimette in moto il meccanismo del superpotenziamento, che si manifesta attraverso le affermazioni, porre delle cose, naturalmente. Tutto questo è utile a noi per muoverci con maggiore leggerezza tra le nostre stesse e le altrui affermazioni, dal momento che si diviene, diciamo, consapevoli del fatto che ciascuno afferma quello che afferma al solo scopo di porre in atto
il superpotenziamento, allora il contenuto cosiddetto di ciò che afferma diventa soltanto l'occasione per porre in atto il superpotenziamento. Non c'è nessun altro motivo per cui si afferma qualcosa. E che ciascuna cosa che si afferma è sempre un dover essere qualcosa, quindi non è mai propriamente, quindi è sempre un nulla che torna sulla enunciazione, volgendo tale enunciazione in una integrazione tra essere e nulla, tra enunciazione e denunciato. Occorre dunque a questo punto tenere conto che tutto ciò che si afferma non è altro sempre che un dover essere, un dover essere qualcosa, quindi di fatto è nulla. Ma sempre per riprendere la questione di Hegel, potremmo anche aggiungere questo, che ciascuno è sempre simultaneamente servo e padrone. E padrone nell'atto dell'enunciazione, e servo nell'atto dell'enunciato. Cioè è padrone nel momento in cui nell'atto qualcosa si dice. Ma chiaramente non può esistere senza l'enunciato, senza il significato, senza il servo che lavora per il padrone, consentendo al padrone di poter essere quello che è. Ma una volta che il servo ha compiuto questa operazione, allora padrone e servo sono due momenti dello stesso. Insomma, ciascuno vuole esporre, diffondere le sue fantasie, delle quali va particolarmente fiero, quelle fantasie che per il parlante sono la verità, intesa come la descrizione dello stato delle cose. Esporre le fantasie al fine che vengano riconosciute. Ciascuno vive nelle proprie fantasie e nella necessità di esibirle. Le fantasie possono essere intese qui come il discorso religioso, vale a dire quel discorso che mantiene separati quei momenti che sono lo stesso. Per interrompere la necessità di esibire le proprie fantasie, occorre riconoscerle come fantasie. Questo comporta l'integrazione, l'aufebum, di ciò che si dice, l'enunciazione con il nulla di ciò che si dice, l'enunciato. Per dirla con Hegel, integrare il finito con l'infinito. Ciò che appare come non fantasia, perciò, è quella integrazione, vale a dire praticare il linguaggio in quanto simultaneamente essere e non essere, finito e infinito, enunciazione e enunciato, intensione ed estensione. Sto ponendo qui una differenza fra fantasia e spirito assoluto, cioè con spirito assoluto intendiamo la irriducibile consapevolezza del funzionamento del linguaggio.